Roberto Gambuti, dopo questo esercizio, quando parleremo di Cassina, di fare un po' un remake di quanto è accaduto ad Atene. Ma allora, seguiamo Flavio Cannone, è uno dei ginnasti più forti al mondo, anche se ad Atene non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio. È partito con i suoi quattro tripli, presenta un esercizio di 15-9 difficoltà, finora è riuscito a mantenere la posizione, adesso sta eseguendo una serie di doppi salti con abitamento sull'asse longitudinale trasversale, si scompone e conclude il suo esercizio non al meglio naturalmente, ma comunque ha rimediato il suo esercizio. Ecco, diciamo che se alle Olimpiadi aveva questo rendimento, molto probabilmente ci scappava qualche cosa di più e senz'altro la finale. Va bene, adesso andiamo avanti con Igor Cassina, mentre qui rivediamo il replay per Flavio Cannone. Allora Igor, sei stato nominato ambasciatore dell'ONU, ci puoi spiegare meglio e soprattutto che cosa significa per te questo riconoscimento? Ma l'ONU mi ha dato questa nomina importantissima che non può che lusingarmi.